Sicuramente, diciamo, Procida, capitale italiana della cultura, rappresenterebbe, ma non solo per Procida, ma io direi anche per Ischia, per Capri, per il Golfo di Napoli, ma addirittura per tutta la regione Campania, rappresenterebbe un volano enorme, diciamo, di sviluppo per la cultura, soprattutto pure per il turismo, perché noi non dobbiamo dimenticare che stiamo ancora in lockdown. Si prevedono, diciamo, che con i vaccini che entro quest'anno, speriamo prima dell'estate, questa cosa, diciamo, molto, diciamo, difficile, questa situazione dovrebbe, diciamo, esaurirsi. Per cui Procida, capitale italiana della cultura per il 2022, sarebbe, diciamo, l'ideale per poter iniziare una bellissima e nuova stagione turistica. Lo hanno compreso in tanti sindaci, tra l'altro lo stesso Pascale di Laccomeno, ma anche i sindaci di Monte di Procida, di Bacoli, di Portici, di Giugliano, con quella operazione magnifica del faro della cultura puntato su Procida. Insomma, è stato proprio come tendere una mano in un abbraccio virtuale per far comprendere che sì, Procida oggi porta la bandiera, ma sono in tanti ad essere coinvolti. Guarda, io ho la fortuna di conoscerli, diciamo, quasi personalmente, tutti i sindaci. Devo dire, io mi sono anche rapportato con i sindaci dell'isola, oltre che con Pascale, e devo dire che mi hanno dato tutti quanti una grande disponibilità di idee, diciamo, anche proprio veramente, non con la mente, ma veramente col cuore. Anche Francesco Del De, nella sua qualità non solo di Ischia, diciamo, di sindaco di Forio d'Ischia, ma anche come presidente delle isole minori, e lui, diciamo, già sta facendo, per quello che è di sua ovviamente pertinenza, come presidente delle isole minori, sta facendo il suo compito, il suo dovere. Ma mi sono rapportato anche con gli altri sindaci e devo dire la verità, ho avuto la massima disponibilità e la massima collaborazione.